Ciao a tutti ragazze e ragazze, oggi vi portiamo un'altra alfa sul canale. Doverosa una premessa, questa non è il GT Scalino 1003 che stiamo tuttora sistemando e terminando. Anche se magari da primo impatto può sembrare la stessa macchina. Questa è un Alfa Romeo Giulia Sprint GT 1006, prima serie. Erano le prime che uscivano. Chiaramente è uno scalino perché è un primissima serie, ma ha il motore 1006 ed è denominato Giulia Sprint GT. Allora, l'avete già vista questa macchina? Forse l'avete vista in corso d'opera, in un titolo, in un video che era intitolato "Quanto costa un restauro?" Ed è un video vecchio, perché è un video che avrà un anno e mezzo più o meno circa, potete andare a rivedervelo, molto carino. Poi chiaramente il tempo è passato, lui ha voluto fargli qualcosa di carrozzeria, poi poverino ha avuto qualche problema di salute e la stiamo consegnando adesso. Quando vi dico che i restauri e le lavorazioni hanno delle degenze lunghe, perché poi capitano gli imprevisti che possono anche non essere soltanto causa nostra, ci mancherebbe, come in questo caso, e purtroppo i tempi si allungano. Però mi ero promesso, lui ci teneva molto, che provassimo la macchina e la portassimo sul canale e ve la facessimo vedere, perché secondo me questo motore qua ha molto da dire, anche se è il classico bialbero. Ora andate a vedervi quel video lì, magari riusciamo a mettergli il link. No, non mettiamo niente. Mettiamo che... Magari vediamo qualche immagine. No, no, a monte delle immagini. Comunque mi ricordo che il titolo era "Quanto costa un restauro?". Allora, questa macchina è stata acquistata che era, a parlo di meccanica, perché di carrozzeria non è brutta, non era brutta la macchina. Era in stato di semi-abbandono. Aveva preso anche un pochino di acqua, o comunque era stata non era alluvionata, era stata in un posto in cui aveva preso dell'acqua, perché dentro negli ingranaggi del cambio, questo me lo ricordo bene anche se è passato un po' di tempo, c'era addirittura la ruggine, quindi è stato, purtroppo è stato un restauro che è stato più grosso del previsto. Abbiamo dovuto barenare il monoblocco, perché quando non ci sono più le tolleranze nell'appoggio dell'albero motore va riportato del materiale che durante la rettifica verrebbe asportato, quindi viene aggiunto del materiale e viene rimesso in carreggiata, lo diciamo volgarmente, tutte le tolleranze del motore viene ribarenato per tollerare perfettamente l'albero motore, le bronzine e il resto. È un lavoro molto complesso, in alcuni motori è sconsigliabile farlo, in motori originali Alfa, quando è possibile, lo facciamo. Mancava del materiale, addirittura anche nella testa, perché il paraflu, l'antigelo, scusate, quando rimane fermo, crea una sorta di... come farci capire? Non è proprio ruggine, è... camola praticamente, quindi rovina l'alluminio. La testa era completamente camolata, quindi è stato riportato del materiale per riportarla al suo stato di origine. Chiaramente è un restauro che ha 2 anni questo, non è stato fatto ieri, però le lavorazioni sono state veramente veramente tante. Qual è il discorso? Ci possono essere degli imprevisti nei restauri. Diciamo che quando si parla di Alfa Romeo o comunque motori bialbero italiani si cerca sempre di cadere in piedi. Con cadere in piedi cosa intendo? Anche se si dovesse essere un monoblocco da cambiare, si trovano, si pagano ma si trovano. Questi restauri, in questi casi, su macchine diverse dalle nostre, potrebbero essere un problema. Quando si parla di Alfa Romeo non sono tutte uguali, perché il tipo 105, chiamiamolo così, quindi la serie Giulia, perché questa macchina appartiene alla serie Giulia, si trovano paradossalmente molto più ricambi di quelle che invece hanno il ponte de Dion posteriore, quindi tutta la famiglia del GTV 116 per intenderci, o Alfetta o 75, si trovano i ricambi, ma paradossalmente è più costoso mettere in sistema una macchina del genere che questa. O comunque, diciamo che i problemi, anche se ne hanno vendute molto di più e sono più recenti, i problemi possono essere nel reperire alcuni pezzi di ricambio specifici. Queste fanno praticamente tutto. Quindi è diventato più semplice sistemarle. Ecco, questa, a differenza della GT Scalino che avete visto, ha un impianto frenante posteriore anteriore Bendix molto strano, con una sorta di... non sono pinze, sono arganelli che richiamano le chiusure posteriori quasi vicino al differenziale, quindi i dischi chiaramente non sono sul differenziale, sono posteriori,
ma il, non ha delle pinze dei freni normali. Ha questo sistema arganelli a chiusure che vanno registrati, e anche il freno a mano, che si occupa della parte frenante posteriore, diverso da tutte le altre GT. Quindi le macchine non sono tutte uguali, andrebbero viste per caso, o almeno anno per anno. Ecco. Una volta finita la meccanica di questa macchina qua, ci siamo occupati della parte elettrica, e lì era uno pseudo disastro. Quindi anche quando si va a fare anche dei preventivi, uno dice ok, se tutto va bene è così. Molte volte purtroppo, ragazzi, non è così. E pensate che qua di elettronica non esiste niente, non avete neanche l'accensione elettronica in questo caso. Cioè, lo spintorogeno elettronico perché è stato messo per volere del cliente, ma la macchina di elettronica, a parte i fusibili e l'impianto elettrico normale, non ha nulla. Eppure la ventola, piuttosto che il rubinetto del riscaldamento, che è meccanico, le fusibiliere, i cavi dei cablaggi che sono andati ad essere ricostruiti praticamente tutti. Quindi è stato un lavoro sicuramente impegnativo. Io, provandola sulla strada, perché chiaramente abbiamo dovuto farle un po' di rodaggio alla macchina, non tantissimo perché voglio che il resto lo faccia il cliente, ci teneva tantissimo, adesso che sta meglio, gli auguro di stare sempre bene al nostro amico Giuseppe, per godersi le sue macchine e godersi la sua famiglia, che è la cosa più importante. È impressionante, uno che ne guida diverse, ne guida tante, la differenza di prestazioni dal motore 1.3 al motore 1.6, che a vederli sono praticamente identici. Quindi motore 1.6 poi chiaramente rifatto, ma il problema del 1.3 è che forse in allungo vanno anche uguali, quasi forse, ma è come sono pronti nell'utilizzo normale. Cioè, schiaccio l'acceleratore, schizza via subito il 1.6. Comunque, anche se siamo in rodaggio, ragazzi, volevo portarvela sulla strada perché è una macchina del 1963, se non va 63-64, non voglio dire una fesseria, però se ne trovano veramente poche in giro. Andiamo a provarla, perché quando guidiamo queste macchine qua dobbiamo metterci nella testa che guidiamo macchine di un'altra epoca. Ma chi erano i veri competitor di queste macchine? Che cosa facevano tutte le altre case automobilistiche? Io guardo questa macchina qui, è un quadro sulle ruote, più oggi forse che quando è uscita. Andiamo a provarla. Allora, c'ho il sole di fronte, scusa se insisto, quello che preferisco, un chiodo fisso, è un imprevisto. Ah, sento. Naturalmente non posso dire di sentire il porco, però sento un bel motore. Un gran bel motore. Allora, quando guidiamo una macchina, questo l'ho ripetuto allo sfinimento, però per molti ogni tanto un ripassino non fa mai male, dobbiamo sempre cercare di trasferirci, perché per i più giovani come me, o anche molto più giovani, è difficile immedesimarsi in questo. Dobbiamo sempre inquadrare le auto nel loro periodo storico e capire che cosa aveva la popolazione media, quindi quali erano le macchine medie nella loro potenza. Questo era un 1.6 da quasi 100 cavalli. È un bel motore. Sono passati 60 anni, ragazzi. È un 63, 63, 64, ha 60 anni la macchina. 5 marce, freni a disco, Alfa Romeo. La differenza nella guida normale, chiaramente non stiamo correndo e me ne guardo bene anche dal farlo, perché questa è una macchina di un certo valore. La differenza di guida del 1006 rispetto al 1003 è tantissima, e ve ne accorgete proprio nell'utilizzo normale. Fermo lì, ok, nell'utilizzo normale. Poi il fatto di avere lo spinterogeno elettronico, chiaramente il motore nuovo, carburatore nuovo, vi permette anche di non creare buchi o strattonamenti classici dei motori a carburatori. Pensate che quando una fase è perfetta e avete su questo tipo di spinterogeno, vi può aiutare molto anche usare la benzina verde senza additivi. Vi può aiutare molto, ecco.
Poi chiaramente la 180 anni un po' vi aiuta, ma non è necessaria, non è vitale, ecco. Le frenate di una volta erano, io mi ricordo quando ho guidato il 1500, che più o meno è coevo, sono molto lunghe naturalmente, questa frena molto di più, un po' di più. È bellissimo il cambio burro, il sincronismo che ha questo cambio qui è una favola, ma la cosa più bella è la differenza di prestazioni dal 1300 al 1600, e questo ne giustifica molto anche il valore. Ne hanno vendute molto meno di 1600, costava molto di più, ne sono sopravvissute poche, e i prima serie, quindi le Giulia Sprint GT, sono veramente le più richieste. Secondo me come valore vanno in questo, tralasciando quelle più magari più economiche, come può essere l'unificato che aveva i quattro fari davanti e montava il 1300, comunque GT scalino 1300, secondo me il 1750 se la gioca con il 1600 questo più o meno. E poi per ultimi, non meno, ma forse, prego Gioia, forse i più veloci, il GT veloce, quindi il GTV, il GT veloce 2000, e aveva i quattro fari, perché parliamo di un'auto dopo il 1971, quindi un'altra epoca rispetto a questa, ma sulla falsa riga di questa. Quella era veramente una bestia, aveva più di 130 cavalli, quindi quella andava forte davvero. Però già questa è una bellissima macchina, ma poi va benissimo. Le lancette tenetele sempre d'occhio, perché il mio papà, quando ha litigato con mio nonno, quindi il suo papà, gli aveva bruciato, non gli ha bruciato solo la guarnizione della testa, gli ha bruciato il motore della Giulia, perché mio padre aveva su, lui e un suo amico avevano su due donzelle, che non era mia mamma, e loro pensavano, facevano altro, e nessuno guarda, perdeva un manicotto dell'acqua, nessuno ha guardato la temperatura dell'acqua, e mio padre è andato a fuoco fino a che il motore non si è incollato, giù tutto fega. Quindi qua abbiamo temperatura dell'olio in alto a sinistra, benzina in basso a sinistra, acqua in alto a destra, temperatura dell'olio in basso a destra. Pensate che una macchina che ha 60 anni, abbiamo le strumentazioni più ricche di quelle che ci sono adesso, e non è un motore turbo, quindi per essere un motore aspirato ha tutte le strumentazioni che servono, più contachilometri e contagiri e parziale anche. Cioè, quando si parla di auto d'epoca, io ecco, queste le vedo come delle auto d'epoca. Queste, la 1500, la 1100, la 500, queste sono le vere auto d'epoca. Poi passiamo magari alle auto storiche, che possono essere comunque, non dico magari di quest'età, ma anche un po' più recenti, sicuramente, però che hanno fatto comunque la storia. E poi le Youngtimer, che dipende da quali sono, che possono essere più o meno interessanti, ma non è che tutte le macchine vecchie diventano d'epoca, o diventano storiche. Poi per ognuno di noi saranno importantissime, e questo non è una discussione che voglio aprire, però quando guido una macchina del genere, io guido un'auto d'epoca, ecco, e penso che su questo siamo d'accordo tutti. La differenza di prestazioni fra il 1500, va bene, era 1500 di cilindrata, questo 1600, ma è un due porte, è un coupé, è abissale. Poi bianca con l'interno rosso, moquette rossa, è una bella macchina. Ora, si stava parlando con questo signore qui, poi non so se sarà vero o non sarà vero, aveva deciso forse di non tenerla questa macchina qua, perché aveva avuto un po' di problemini di salute. Adesso sta molto meglio e gli auguro di stare sempre meglio, però è un peccato, perché deve ancora venirla a prendere e deve ancora godersela, deve ancora fare il rodaggio, dobbiamo ancora fare i tiraggi, e già si sta ventilando magari questa idea, quindi io lo dico. Nel caso vi metterò in contatto con lui, se non dovesse ripensarci, vediamo. Io sono in quarta, senza accelerare tutto, a volte il rumore del motore, parlo poco perché mi viene da dire poco. Il sincronismo del cambio, non è vero che i cambi grattano quando sono a posto come sincronizzatori, certo, chiaramente non è un cambio odierno, però va molto bene. Ecco, controllate che funzioni l'inserimento della retromarcia, perché questa ha una pallina
in cui bisogna appoggiare, dare un colpetto alla leva delle marce, sempre mantenendola in folle, poi trick, mettere la retromarcia. Ecco, magari quello è un pochettino scomodo, però controllate che questa pallina faccia il suo dovere sulla leva delle marce, perché quello potrebbe rendervi un po' difficoltoso l'inserimento della retro. Per il resto, provatela, quando le trovate, guardatele che non fumi, che non perdano olio. Sono soggette a perdite d'olio, ma perlomeno che non siano dei laghi d'olio, anche perché dopo l'olio, quando perde l'olio, fa anche degli altri danni, l'abbiamo visto anche sull'Alfa Spider, che è più o meno lo stesso motore. Quindi le macchine devono essere a posto. Naturalmente poi, il più delle volte lo sono, se sono uscite comunque da un'officina che le ha seguite o da un privato che comunque gli è stato dietro. Qua parliamo di cifre importanti, a parte che già anche i GT Scalino hanno cifre importanti, ma queste sicuramente valgono una buona fetta in più di un GT Scalino. Sono più godibili, perché il 1600 secondo me è più bello. Poi sta molto, dipende anche dal colore, dal modello che uno cerca, perché magari a uno gli piace di più l'unificato, che è il 4 fari, sempre 1300, magari spende meno e gli piace di più come forma, perché è più simile magari al GT veloce. Ecco, perché hanno cominciato col GT veloce 2000 a montare i 4 fari, poi l'unificato chiaramente ha preso la carrozzeria e l'allestimento del modello di punta, che era il 2000. Comunque, vi mando un grandissimo abbraccio, ragazzi. Speriamo che molti di voi capiscano che non è il GT che stiamo restaurando, il GT Junior, ma è lo Scalino 1300, ma è una Giulia Sprint GT 1600. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio, al prossimo video, buona continuazione di serata. Ciao!